Bella a tutti ragazzi, qui è Pezco che vi parla e oggi un nuovissimo video perché proprio oggi è uscita la beta di Destiny per Xbox One e subito la vedremo insieme. Io questa è la prima volta, ho appena iniziato. Beta prelancio, scusa per la polvere, vabbè. Ah, per giocare, vediamo un pochino. La Bungie cosa ha creato insieme all'Activision. Accordi di licenza limitato del software. Ok. Accetto. Vediamo un po', io ho già prenotato il gioco, devo assolutamente vederlo. Installazione di Destiny. Trasferimento contenuti gioco. Spero non ci sia molto da aspettare. Allora, vabbè ragazzi, nel frattempo che installa, appena avrà fatto ci vedremo, quindi spero a tra poco, anzi a pochissimo, spero. Ok ragazzi, a dopo. Ok ragazzi, eccomi qui dopo una lunga attesa, finalmente ce l'ho fatta. Ora andiamo a sistemare qui i bordi. Ok, la luminosità. Cosa? Ah, posso girare ovunque con questo. Vabbè, io la metto al massimo perché sono un cecato. Ok, no, non è vero. Allora, automaticamente sa lingua impostata per la tua piattaforma. Vabbè. Basati sulla lingua predefinita. Spero sia italiano e non arabo, perché io l'arabo ancora non l'ho imparato, mi manca. Ok, vediamo un po'. Scegli la tua classe. Innanzitutto questo è un cazzutissimo uomo. Titani. Titano o titanide? Titanide. Vabbè. Sei una macchina da guerra corazzata, domina ogni battaglia con la forza e la strategia. Assaltatore, per quale il terreno e distrugge i nemici in un'apocalisse di luce dell'arco. Difensore, trasforma la luce del vuoto in uno scudo indistruttibile che protegge te e i tuoi alleati. Ok, andiamo avanti. Cacciatore, cazzuta questa. Sei il padrone della frontiera, insegui e uccidi i nemici con precisione spietata. Pistolero, evoca una pistola fiammeggiante che disintegra i nemici con luce solare. Lama danzante, carica la tua lama di luce dell'arco e divora i tuoi nemici con la potenza del fulmine. Ok, poi stregoni. Stregone o strega, l'universo si piega al tuo volere e manipola la sua energia per annientare i nemici. Camminatore del vuoto. Scaglia un esplosivo dardo di luce del vuoto contro il nemico, disintegrando coloro che sono coinvolti nella sua esplosione. Cantore del sole, ti riempie di luce solare, aumentando molto l'efficacia di tutte le tue abilità. Allora, secondo me lo stregone è il più cazzuto di tutti e ce lo scegliamo. Ok, i colori non sono molto abbinati però. Allora, razza maschio. Insonne maschio. Ah no, cos'è? Umano insonne. Questo è un puffo leggermente cresciuto. Exo. Ok ragazzi, io sono molto indeciso. Andiamo exo femmina, com'è? Non sembra una femmina comunque. Io direi fichissimo. Non era blu prima. Mo, oddio, mo l'umano è negro. Insonne exo. Io direi exo. Allora, volto. Ah, oh, scegliamo il volto. Oh, mannaggia la puttana. Volto. Così, così. Abbiamo così, così. Così. Così o così. Ecco, io direi così è cazzutissimo. Vediamo i colori. Blu, fico. Giallo, rosso, verde. Vediamo azzurro. Oh mio, cioè cazzutissimo. Viola, rosa,
rosa e un pochino da crocetto. Io direi questo blu. Colore bocca. Ok, la bocca non si vede, però noi la coloriamo uguale, giusto, no? Ce l'ha là sotto. Io direi di farla così, rossa. Colore occhi. Cioè, Terminator, ragazzi, sono Terminator, sono. No, io gli occhi li voglio rossi. Accessori. Cos'è sta roba? Ok, una cresta metallica. Qua le sopracciglia laterali. Qui i tappi per le orecchie. Qui un coprifronte. Qui sembro Optimus Prime di Transformers. Qui ho le antenne perché ho una mente aperta. Qui pure. Cioè, ragazzi, cose incredibile. Questi sono cazzuti. Questo invece non si sa, i fili elettrici che mi spuntano. Sì, però io se voglio ruotare il mio personaggio per guardare, però vabbè. No, io direi. No. Io direi questo, ce lo facciamo rosso, no, o sino ok, no, così è cazzudissimo, ce lo facciamo verde, no, vabbè, bruttissimo, così, se facciamo, ecco così, poi segni, i segni in capoccia fanno schizzo. Oh, lo schizzo è fantastico. Qui una striscia. Qua c'ho i punti in testa, non si sa. Facciamo tipo questo colore arancione, verde, nero. Oh, nero è fantastico. Io voglio questo. Ok, io direi fine. Ci siamo, ragazzi, finalmente siamo su Destiny. Ci facciamo una bella corsetta tra le macchine ammucchiate. Cioè, guardate, si vede il riflesso nell'acqua. Per morire. Muoviamoci. Ok, muoviamoci. Devo entrare nella muraglia. Un po' tutto distrutto qui. Ok, fammi pensare. Troviamo un'arma prima che i caduti trovino noi. Trova un'arma, ok. Nuovo obiettivo. Troviamo un'arma. Piano. Sono sopra di noi. Ok, cos'era quella cosa? Bene, mi sto cominciando a preoccupare. Cos'è quella roba là? Altro di questi sistemi bellici potenti. È solo qualche secolo di entropia che può ostacolare. Oh merda, chi è tutta quella gente? Ehi, ho trovato un fucile. Prendi. Oh, un fucile. Sì, finalmente un'arma, ragazzi. Ora ci inizia il divertimento. Occhio ai movimenti sull'elevatore. C'è qualcosa qui? Oh merda, merda! Ok. Perfetto. Ho ucciso un po' di nemici. Queste che sono? Munizioni. Wow, cioè, ragazzi, io devo dire che questo gioco è fantastico.
ho appena iniziato a giocarci. Mamma, cioè ci ho dato una cinquina in faccia, l'ho sfonnato. Cioè, fantastico. Vediamo un po'. Ci sono dei movimenti davanti. Mi tirano granate elettriche. Davanti a noi ce ne sono altri, ma dobbiamo passare, coraggio. Ok, dobbiamo andare avanti. Corriamo, fammi spiegare che... La cassa. Vediamo cosa c'è dentro. Apri. Cosa ho preso? C'è un fucile a pompa. Ok, diventiamo sempre più cazzuti. Mine laser, non toccarle. Ci abbassiamo. Cioè, questo fucile è una bestia. Questo gioco è fantastico. Mi sto fomentando, ragazzi. Ok, ora cosa c'è qui? Mamma mia, sto facendo una strage. Ok, riprendo. I caduti sono più presenti che mai. Andiamo avanti. Speriamo che là fuori sia rimasto qualcosa. Vediamo un po'. Cioè, guardate che grafica. Una grafica spettacolare. Lo spartiacque. Questo era un vecchio cosmodo. Attivano navi per ogni volo. Deve esserci qualcosa che possiamo pilotare. Oh no! Arriva qualcosa! Cos'è sta roba? Una nave è apparsa dal nulla. Ha distrutto tutto. Oh, porca vacca. Allora. Ok, ragazzi, con questa prima parte di Destiny, del nostro gameplay della beta, è finito. Qui arriva un po' di gente, non so cosa devo fare, spero di ucciderli tutti. Ragazzi, mi raccomando, mettete tutti un bel mi piace, iscrivetevi e ragazzi, ci vediamo con il prossimo video. Ciao a tutti.